Benvenuti a tutti e buona domenica. Se cominciate a prendere posto, cominciamo stamattina con il concerto per pianoforte di Gianluca Salamiffia. Lo introdurrà il maestro Averna, che vedo che è già in arrivo. A seguire la conferenza dibattito, visto che era già arrivato l'assessore Pisignano, con l'assessore Pisignano parleremo dell'area dello stretto, dei possibili sviluppi, che cosa è in programma di fare la provincia e gli altri enti, e l'introduzione per la parte storica, che sapete che è molto utile a noi tutti per ricordarci l'importanza di quest'area. La storia è già citata da Omero e tante altre cose, ce ne parlerà prima per la parte, dicevo, storica introduttiva, e anche per l'importanza geografica del sito, il professore José Gambino. Poi il professor introdurrà per la parte economica il professore Limosani e concluderà l'assessore Pisignano, ripeto, spiegandoci bene che cosa c'è in programma, perché sentiamo parlare area dello stretto, l'assessore all'area dello stretto, ma non sappiamo esattamente di che si tratta, salvo quello che leggiamo sui giornali. Do il benvenuto all'assessore Pisignano, che sta per raggiungerci, e al professore José Gambino e al professor Limosani. Se vi volete accomodare, noi cominciamo col concerto. Grazie a tutti di essere intervenuti, passerei la parola al maestro Averna, che ci introduce al concerto parlandoci sia del nostro giovane amico musicista, che come abbiamo fatto per le volte precedenti in collaborazione, grazie alle segnalazioni del maestro Averna e di Ada Verzì, scopriamo tanti nuovi talenti ai quali vi invito sempre a dare la giusta accoglienza, perché meritano di avere un palco, non soltanto perché hanno studiato, ma come dico ogni volta, non facciamo prenderci anche per la musica dall'esterofilia, e quindi inseguire sempre il famoso maestro che arriva non so da dove, da Pietroburgo piuttosto che, e che comunque ascolteremo una volta ogni due anni, e in questi due anni non ascoltiamo nulla. Ci sono tanti giovani musicisti che ci aiutano a farci l'orecchio per la musica e ad apprendere sempre cose più. Grazie ancora dell'attenzione, a te Ninni per l'introduzione del concerto.